Gesù ha scelto te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Oggi la liturgia ci propone la memoria degli apostoli Simone e Giuda. Leggiamo il Vangelo corrispondente, che è Luca 6, 12, 19. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Amen. Oggi abbiamo ascoltato un Vangelo dove Gesù, in Luca, al capitolo 6, sale sul monte, sale per pregare, sale per invocare lo spirito del consiglio, del discernimento sulla sua scelta dei 12. Ecco che noi riceviamo quindi il nome di coloro che Gesù stesso ha chiamato ad essere i primi suoi apostoli, i primi suoi discepoli ufficiali. Tra questi 12 abbiamo, tra gli ultimi 3, Simone detto Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Loro sembrerebbero quasi classificati per ultimi, perché cronologicamente sono tra coloro che poi si sono aggiunti, dopo la chiamata di Gesù, quasi alla fine. E noi conosciamo bene anche quella parabola dove il padrone della messe della sua vigna è andato a chiamare dal mattino i discepoli. Gli ultimi non sono di certo considerati coloro che sono meno importanti, anzi, anche loro sono privilegiati. Ecco perché oggi toccherà molto anche a noi questo Vangelo, questa festa di Simone e Giuda, perché noi siamo venuti 2000 anni dopo la nascita, la venuta, la morte e la risurrezione di Cristo. Noi siamo venuti in un'epoca molto lontana, ma al tempo stesso anche noi siamo chiamati a seguire Cristo, a seguire la sua parola, a seguire il Verbo di Dio. Vediamo alcune caratteristiche. Innanzitutto, Cristo ha pregato tutta la notte per la scelta dei 12, ma non ha fatto diversamente per me, per te, per noi. Cristo mi ha chiamato ad essere cristiano, battezzato in Lui, non così per essere nel gruppo, per essere in questo insieme di tanti discepoli, uno in più, uno in meno, ma sì, aggiungiamocelo, poi se uno si toglie è una scelta sua. Gesù ha pensato a me personalmente, fratelli e sorelle, ha pensato a te personalmente e lo fa in un modo speciale, dice pregando Dio, pregando il Padre, sotto l'azione dello Spirito Santo. Chiaro, adesso Gesù è con il Padre e ha inviato a noi lo Spirito, ma quando noi siamo nati, già lì ci aveva scelto per seguire la sua luce. Quanto è importante prendere coscienza che siamo stati scelti
per incontrare la luce, che è Gesù, per seguire la luce, dove ci indica il cammino della salvezza, e per annunciare la luce. Altrimenti, la memoria di oggi, che cosa potrebbe mai servirci? Se non prendere coscienza che noi siamo in questo numero. Siamo tra gli ultimi chiamati, almeno oggi, ma siamo privilegiati perché Dio ci ama. Ai 12 ha dato un incarico di seguirlo, di compiere, realizzare e continuare la sua opera. Qual è stata la sua opera? Lo abbiamo nel brano di oggi. Le persone, la moltitudine di gente veniva, accorreva da Gesù per ascoltarlo, per essere guariti dalle malattie, da ciò che li tormentava, dal male, dagli spiriti impuri. Cercavano di toccarlo per essere guariti. Quante volte invece oggi si va da Dio per tradizione, si va da Dio perché così mi hanno insegnato, si va da Dio perché siamo disperati, perché abbiamo bisogno che qualcuno ci risolva i nostri problemi, ma non andiamo da Dio perché ci ha chiamato. Non andiamo da Dio perché ci ama. Non andiamo da Dio perché sentiamo che è l'unica persona, l'unico tesoro che può riempire il mio cuore, la mia vita, il mio vuoto, cari amici. Oggi ecco, riscopriamo cosa significa essere discepoli di Cristo, essere stati pensati per Lui, chiamati da Lui, scelti da Lui per il suo progetto. Tu sei importante per Dio, tu sei importante per diffondere il Vangelo, che chi crede in Dio, chi spera in Lui non rimane deluso. I nostri vuoti, le nostre malattie, i nostri mali che ci accompagnano e a volte si sommano giorno dopo giorno, vengono da Dio liberati, perché ha il potere sopra la morte, sopra ogni nemico dell'uomo. Allora oggi, fratelli e sorelle, accogliamo il Vangelo della grazia, accogliamo la decisione di Dio di sceglierci per fare una nuova esperienza di Lui, della Sua parola e del Suo amore. E diciamo grazie, Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che Tu ci doni oggi. Io Ti benedico perché mi hai chiamato, mi hai scelto per incontrare Te, per vivere nella luce, per testimoniare che Tu sei la luce vera in questo mondo, di mille proposte, di mille luci effimere che passano, ma Tu sei quella luce vera che davvero illumina ogni uomo, ogni cuore. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, e allora con grande entusiasmo possiamo oggi ripetere, proclamare questo slogan: Gesù ha scelto te. E lo facciamo anche in un modo personale. Gesù ha scelto me. Io sono davvero importante per Dio, per incontrarlo nella mia vita e portarlo agli altri. Amen. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata, a domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Signore, perché il tuo servo ascolta.